Benvenuti sul mio canale, io sono Kechef Jim. Buona visione del video. Benvenuti in questo nuovo video. Cosa ho mangiato nel weekend speciale per i miei 25 anni. Iniziamo da venerdì 18 maggio, dal mattino alla sera. Per colazione mi sono preparata un caffè latte semplice, come potete vedere nella foto. Nient'altro, semplicemente così. Poi ho preparato il pranzo, dove sono andata a mangiare delle lasagne che sono state già fatte dai miei in casa, quindi sono state preparate tutte in casa, cosa fresca, ragù e quant'altro. Accompagnate da pomodoro e mozzarella, preparato poco prima con una foglia di basilico. Per merenda invece mi sono fatta il mio solito toast, che ormai è una leggenda, semplicemente carne e prosciutto cotto, sottiletta, e niente, poi l'ho diviso in due, me lo sono mangiato. Invece per cena mi sono preparata dell'albese con carne cruda, pomodorini, rucola, del parmigiano, un po' più fresca l'ho mangiata. Invece sabato 19 maggio, la mattina sempre alla sera, ho preparato invece per colazione sempre un caffè latte. Niente di che, in questi giorni non ho fatto molto spesso colazioni abbondanti, visto che comunque avrei mangiato tanto durante la giornata. Per pranzo invece mi sono preparata della pasta con dei funghi e delle cozze, con un po' di rucola e con dei pomodorini. E niente, poi invece per merenda mi sono preparata una macedonia prima, tagliando vari tipi di frutta che avevo, con un po' di limone e succo, e niente, poi me la sono messa in una ciotola e me la sono mangiata tutta. Per cena invece, visto che dovevo festeggiare con dei miei amici, ho deciso di andare a Daiko a fare il look and eat, che molti conoscono, è più che altro un ristorante orientale dove abbiamo preso questi udon, tartati di salmone, del sushi sashimi misto, sempre con della tartare, la salsa di soia. Poi ho preso degli involtini, sempre la mia tartare, che siete, dell'acqua naturale perché non bevo tanto alcol. Questi sono gli involtini che sono vegani, con una salsa agrodolce. Questo invece è il sushi sashimi misto, un po' più grande, con vari tipi appunto di sushi, pesce. Questo invece è un salmone in salsa teriyaki cotto, con pomodorini in insalata. Poi ci sono vari roll di sushi, anche non solo miei, ma anche mia sorella, che mangiava abbondantemente, anche enormi, dei machi giganti. Dei roll con Philadelphia, avocado, salmone, semi sesamo. Altri roll che mia sorella ha ordinato, che non so con che cosa ci sia dentro. E poi abbiamo ordinato anche dell'altro sashimi misto, oltre che quello di salmone, tonno, anche altri roll con salmone e avocado. Io adoro sia il salmone che l'avocado. Dei miei amici hanno anche ordinato della pasta di primi con appunto salmone, gamberi, del sushi sempre misto, quello con i gamberi è assolutamente buonissimo. E poi per concludere un bel caffè, perché sennò dormivo sul tavolo dopo la digestione. Invece per il mio compleanno, che abbiamo passato la mezzanotte, siamo andati in un bar e abbiamo preso dei drink con le mie torte. Che è una torta al tiramisù con fragole, lamponi, more e con un po' pavoro in pasta di zucchero. Domenica 20 maggio, giorno effettivo del mio compleanno, dal mattino alla sera. Ho iniziato con una colazione, che in questo caso ho fatto un po' più abbondante perché non posso bere solo latte e caffè tutti i giorni. Ho preso sempre il mio cappuccino con del miele, dei fili biscottata che non so nella foto, ma c'erano. Invece per pranzo mi hanno preparato la mia famiglia per il mio compleanno una pasta con pesce misto, con cozze, vongole, polipo, con pomodorini e rucola. Poi mi hanno preparato della torta alla frutta con il mio candelino di 25 anni blu, perché a me il rosa non piace ed era molto buona. Poi invece alla sera sono andata con il mio amico mangiare a Zimbabwe, fanno un menù di pesce buonissimo. È un ristorante, questo era il ristorante dove siamo stati e dove c'è appunto il nostro posto. Ristorante thailandese, cinese, coreano, anche cucina italiana. Abbiamo preso un'insalata appunto cinese con una salsa particolare molto buona. Mi
abbiamo preso due porzioni perché antipasti ovviamente non in due. Questa insalata c'ha carote, insalata mista. Poi io ho preso delle nuvole di drago con una salsa agrodolce. Queste nuvole di drago sono troppo buone, sono morbide, spumose. E poi abbiamo preso dei wonton fritti con un involtino in primavera. E poi c'è anche il mio involtino in primavera separato con sopra la salsa appunto agrodolce, che era più dolce che agroplovere. Poi io ho preso della pasta di soia con dei gamberetti, delle pietole miste alla piastra, che era veramente buona. Mentre invece il mio amico ha preso della pasta di riso, sempre con verdure, gambe, sempre saltata alla piastra, anche quella molto buona. Poi qua avevamo già iniziato a mangiare, erano dei gamberetti con delle verdure miste alla piastra, con sempre la salsa. Io le ho aggiunte alla piastra perché così si rimanevano calde. Sono i gamberi con verdure, con il resto della pasta di soia che è rimasta. Questo è l'altro mio piatto, che si vede che c'è un po' di verdure e gamberi. È venuto finito, era veramente buono. Poi abbiamo preso dei gamberoni, in particolare con una salsa leggermente piccante, sempre alla piastra. Li abbiamo divisi, li abbiamo mangiati tutti. E per, diciamo, finire abbiamo preso dei ravioli di gamberi con una salsa molto buona di soia. E poi ci hanno offerto una grappa molto forte per il mio compleanno. Abbiamo fatto cin cin. E questo è tutto. Grazie a tutti per aver festeggiato con me i miei 25 anni, soprattutto grazie ai miei amici, a mia sorella e anche al mio amico che ha festeggiato il giorno dopo con me. Grazie a tutti. Volevo anche ringraziare chi comunque mi ha fatto gli auguri, anche se non c'è stato per il mio compleanno, vi ringrazio lo stesso per gli auguri, per il pensiero. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento se volete, se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video.